Questa Serie A sta per concludersi e mentre la squadra di Massimiliano Allegri è a caccia del terzo posto in classifica e della Coppa Italia, la dirigenza è già al lavoro in vista della prossima stagione. Uno dei principali obiettivi dei bianconeri sarà potenziare l'attacco, già fin troppo sterile e che dovrà fare i conti con l'addio di Dybala. La Juve è alla ricerca di un ala di piede mancino, che possa comporre un tridente da sogno insieme a Vlahovic e Chiesa. I nomi accostati ai bianconeri sono molti, da Raspadori e Zaniolo fino a Di Maria e David Neres. L'esterno argentino è in uscita dal PSG e per lui in particolare arrivano sempre più conferme sull'interessamento da parte dei bianconeri. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche un altro nome totalmente nuovo e a sorpresa, ecco cosa sappiamo in merito. Nella miriade di voci e notizie di mercato, una in particolare sta facendo sognare i tifosi bianconeri, la Juve starebbe pensando a Richarlison. L'attaccante brasiliano sta vivendo un periodo molto complicato della sua esperienza all'Everton. La squadra inglese rischia seriamente di retrocedere in Championship e il calciatore è già pronto ad abbandonare la nave e cambiare aria. Ma Richarlison è veramente un obiettivo dei bianconeri? Secondo le nostre fonti no, per due motivi. Il primo è di natura tattica, il classe 1997 ha giocato la maggior parte delle sue partite come punta centrale, ruolo in cui la Juve ha già in rosa un bomber come Vlahovic. In secondo luogo, Richarlison è valutato circa 55 milioni di euro, una cifra decisamente molto alta per le casse bianconere. Soprattutto per un giocatore che non sarebbe una prima scelta. Il brasiliano dunque, almeno a quanto ci risulta, non farebbe parte della lista della spesa della Juventus. Il mercato esalta Gabriel Jesus, contatti con l'Arsenal, ma è sulla lista della Juve. 6 gol nelle ultime 4 partite. Da quando si è iniziato a parlare di un possibile addio al City, Gabriel Jesus ha iniziato a segnare. L'ultima rete è quella di ieri sera, nella notte di Champions contro il Real Madrid. Guardiola fa fuori Grealish e Sterling e lancia il brasiliano, passano 10 minuti e lui firma la rete del raddoppio. Sorrisone a 32 denti e mano destra all'orecchio per mimare la cornetta, è il suo modo di festeggiare. La finta chiamata è per la madre che lo chiamava spesso dopo prestazioni negative, adesso gioco bene e faccio gol, ti chiamo io. E chissà quante ne saranno arrivate di chiamate al telefono vero di Gabriel Jesus. L'attaccante ha il contratto in scadenza nel 2023, di rinnovo per ora non se n'è parlato e il City potrebbe trovargli una sistemazione in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno. In Inghilterra sono convinti che questa sarà l'ultima stagione del classe 97, sul quale hanno già messo gli occhi Arsenal e Barcellona a caccia di un attaccante di livello internazionale. Alla finestra c'è sempre la Juventus, che segue la situazione da posizione defilata in attesa di nuovi sviluppi. Il profilo di Gabriel Jesus è da anni nella lista dei dirigenti bianconeri, al momento però non è stato fatto nessun passo né verso il giocatore e il suo entourage né verso il City. Tutto in stand-by, l'unico a non rimanere fermo è proprio lui, gioca, corre, si smarca in area e la butta dentro. Guardiola lo lancia titolare e lui ringrazia a modo suo, gol a raffica e mano all'orecchio. Ma il futuro di Gabriel Jesus è ancora un rebus.